Cuore, allora, viaggetto a Napoli, eh? Hai visto? Avevo ragione che dovevo venire per forza oggi. Non lo so, era una cosa che sentivo. Infatti Lanto mi disse avant'ieri, disse non possiamo andare giovedì perché oggi vado a fare non lo so che cosa. Ho detto, senti, non esiste proprio, mercoledì devo assolutamente andare. Quindi rimanda tutto quello che hai da fare perché io mercoledì devo stare lì. Ed era questo il fatto che comunque, visto, avevo immaginato, non che saresti andato lì, però hai capito, questa cosa di, questo sentore urgente di venire mercoledì, oggi, ed quindi ecco perché il fatto. E va, buon cuore, disintossichiamoci, facciamolo questo ciclo. Sì, e loro hanno ragione, se no alla fine per disintossicarsi ci vogliono anni e non è che possiamo stare anni ad aspettare fino a quando tutta la medicina fuoriesce, fino a quando tutti gli organi vengono disintossicati. Quindi è sicuramente un valore aggiunto per noi che facciamo la chemio, quindi riuscire a togliere via tutte, chiamiamole tossine, ma tossine chemioterapiche. E va a bucare, ma l'importante è che ti coprono bene, che vabbè, lo so, stiamo in mano a dei medici, non è che stiamo in mano a dei pastori, insomma. Quindi sicuramente vedrai che andrà tutto per il verso giusto, andrà tutto bene. Certo, sarebbe stato meraviglioso se ti avessero detto, guarda, puoi portare qualcuno insieme. Vabbè, io ci provo sempre. Non è una cosa malvagia il mio pensiero, assolutamente. Sì, e mi ha detto l'altro che devi stare solo soletto. Vabbè, dai, tanto giovedì. Quanti giorni sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6 giorni e poi stai di nuovo qua. Va bene? Abbi un po' di pazienza. Sappiamo che è una cosa che serve a noi, serve una cosa per accelerare i tempi e quindi va bene. No, io l'unica cosa, no, la preoccupazione, vorrei veramente che ti coprissero per bene perché, vabbè, ma già sicuramente lo faranno. Vabbè, un viaggetto 2 o 3 ore di tempo con l'ambulanza, sicuramente, da lì da Acquaviva prenderanno un'autostrada direttamente a Napoli. E vabbè, ti hanno detto come si chiama l'ospedale? Vabbè, dove andrai? Vabbè, se è una cosa che si può dire, digliela l'alto, capito? Almeno so che stai lì. Senti, niente, io vado su a mangiare perché oggi Giuseppe è uscito alle 11 e un quarto e mo deve mangiare che oggi pomeriggio alle 3 va di nuovo a scuola e si va a fare la palestra 2 ore, poi stasera dalle 7 alle 8 farà calcetto. Va bene? Senti, e niente, ci aggiorniamo a dopo. Dai, sei gasato che ti fai almeno un viaggetto, cazzo, esci almeno. Dai. No, a me piace sta cosa, perché almeno esci da là, che cazzo. Almeno esci un po', a fare una passeggiata. Vabbè, chiamiamola così, dai, viviamola in questa maniera. Diciamo, sto andando a fare una passeggiatina. Va bene? Va bene, cuore, dai. Beh, ci aggiorniamo a dopo. Ci vediamo stasera, ovviamente. E niente. E basta. Cerca di mangiare, ok? Dai, acceleriamo i tempi, acceleriamo i tempi. Ci sentiamo dopo, cuore, eh? Beh, un bacio, un cuore e un abbraccio. Mi raccomando, dai, facciamoci questa passeggiata, dai, dai.